Sono veramente incazzato, no? A parte ho appena mangiato una noce, sono veramente incazzato. E mo vi spiego anche perché. Allora, sono tre giorni che cerco di capire come cazzo funziona il sistema di qualificazione della Nations League. E finalmente l'ho partorito. Quindi ora vi mettete tutti seduti, ascoltate questo video, vi concentrate per tutti e 5, 6, 20, 50, un'ora di minuti, quanto durerà sto video, e cercate di capire ogni passo minimo come funziona. Allora, ieri molti mi hanno scritto: Sic, ma il Portogallo era già qualificato, non capisci un cazzo. Non era già qualificato, anche se ha vinto la Nations League, non era già qualificato. Adesso vi spiego per bene come funziona. Innanzitutto, partiamo da un presupposto importante. Nella Nations League ci sono Serie A, Serie B, Serie C e Serie D, ok? Nella Serie A, per vincere la Champions League, si fanno semifinale e finale, una squadra vince la Nations League. Quando tu hai vinto la Nations League, non te frega un cazzo dell'europeo, ok? Tu hai vinto la Nations League. Il Portogallo, che ha vinto contro l'Olanda 1-0, ha alzato al cielo la Nations League, sto per morire, ha vinto la Nations League. Bene, perfetto, prendiamo, chiudiamo baracche e burattini e tutti a casa. Adesso si passa al sistema di quale... Oh, oggi non gliela... Mario, mi passa l'acqua? Grazie Carlo. Allora, dicevo, si passa... Io mi aiuterò con le schermate qui a destra per cercare di farvelo capire. Sono proprio incazzato. Allora, girone A, eccolo qui alla mia destra, ci fa vedere come quelle verdi sono quelle qualificate, quelle gialle sono quelle che vanno ai playoff, quelle rosse sono quelle che vengono eliminate. E voi direte: porco tutto, perché la Bulgaria ultima va ai playoff? Allora, cosa importante, guardate solo il verde, ok? Per farvi capire, guardate solo il verde e pensate che tutto il resto venga eliminato. Inghilterra e Repubblica Ceca sono passate. Ovviamente voi quando vedrete questo video, sto prendendo statistiche prima, voi vedete il video dopo, quindi magari l'Inghilterra dovrebbe giocare... Quando gioca l'Inghilterra? Stasera? Cioè, quindi voi vedrete... Sta giocando adesso qualcosa, quindi voi vedrete il video. Vabbè, comunque, non vi curate, ok? Non vi curate delle statistiche, dei dati e dei punti. Guardate le squadre, ok? Inghilterra e Repubblica Ceca sono le prime due in classifica, passano il turno. Girone B, Ucraina e Portogallo sono le prime due in classifica e passano il turno. Girone C, Germania e Paesi Bassi sono le prime due in classifica e passano il turno. Girone D, Danimarca e Svizzera sono le prime due in classifica e passano il turno. Uguale per il girone E, per il girone F, per il girone G, per il girone H, per il girone I, per il girone J. Tutti e 10 i gironi prevedono due squadre che passano il turno. In questo caso, a questo punto, passeranno 20 squadre mediante le qualificazioni dell'europeo. A questo punto, dopo le giornate che prevedevano appunto le qualificazioni, si chiude il cerchio. Queste sono le 20 squadre qualificate, punto e basta, ok? Adesso i gironi non dovete più vederli, i gironi sono chiusi, passavano le prime due e basta, le altre si attaccavano al cazzo. Non importa che la Serbia fosse arrivata seconda, tipo sarebbe per dirne una, che ne so, non importa che la Scozia abbia fatto 12 punti, non importa che l'Islanda ne abbia fatti 16, non importa, non ci sono più le migliori terze, passano le prime due e le altre si attaccano al ciufolo, ok? Se ne qualificano 20, a questo punto un intelligente mi domanderà: sì, sì, ma sono 24 le squadre che partecipano all'europeo e quest'anno c'è l'europeo sparso per il mondo, quindi non c'è nemmeno quella qualificata d'ufficio. Dove vengono queste 4 squadre qualificate? Qualche intelligente dirà: beh, le prime 4 dei gironi di Serie A della Nations League. No, non è assolutamente così. Andiamo a prendere la Nations League. Allora, UEFA Nations League, nel gruppo A, girone A, aspettate, vado su perché sono 200, l'Olanda ha vinto, girone B ha vinto la Svizzera, girone C ha vinto il Portogallo, girone D ha vinto l'Inghilterra. Sono queste le 4 qualificate? No, non erano qualificate. Praticamente funziona così, che queste 4 squadre fanno semifinali e finali per un posto a disposizione. Il secondo posto verrà messo in palio invece nella Serie B. Quindi Serie B, Ucraina prima, Svezia seconda, Bosnia terza, Danimarca quarta. Non in quest'ordine, nel senso che la prima che vi ho detto ha vinto il gruppo A. Quindi nel senso Serie B, l'Ucraina ha vinto il girone A, Svezia ha vinto il girone B, Bosnia ha vinto il girone C e Danimarca ha vinto il girone D. Quindi andranno a fare semifinale e finale. Andiamo giù. Lega C, la Scozia ha vinto il girone 1, la Finlandia ha vinto il girone 2, la Norvegia ha vinto il girone 3, la Serbia ha vinto il girone 4. Quindi vanno a fare semifinale e finale, anche qua ne passa una. Infine, Serie D, la Georgia ha vinto il girone A, la Bielorussia ha vinto il girone B, il Kosovo ha vinto il girone C e la Macedonia ha vinto il girone D. E proprio per questo, come vi sto dicendo da ore, attenzione, fate attenzione, semifinali, finali, e una tra queste va direttamente all'europeo. Ora, detto questo, sì, si sono già giocate le qualificazioni
E perché devono fare la Serie A se tutte e quattro sono qualificate? Non funziona così. Non faranno la semifinale e la finale le squadre che sono arrivate prime. Per dire, Serie A, l'Olanda è arrivata prima nel proprio girone, ma è già qualificata, quindi non andrà a fare questo torneo. Ci andrà la Francia arrivata seconda, ma è già qualificata, quindi non andrà a fare questo torneo. Allora ci andrà la Germania arrivata terza, ma è già qualificata, quindi non andrà a fare questo torneo. A questo punto si prende la prima squadra nel ranking non qualificata a questo torneo e viene inserita nel girone A. Attenzione, se una squadra ha vinto un altro girone, quindi ha vinto, per dirvi, per, facciamo un esempio, ok? Allora, la Bosnia non si è qualificata all'europeo, ok? Però ha vinto, vi faccio vedere, il girone C della serie B. Ecco qui il girone: Bosnia prima a 10, Austria a 7, seconda, Irlanda del Nord a 0, terza. Mettiamo che la Bosnia fosse la squadra con il ranking più alto dopo quelle che si sono qualificate nel ranking, non nel ranking totale UEFA, attenzione, ma nel ranking Nations League, ok? C'è un ranking speciale per la Nations League che vi metto qui a testa se lo trovo, ok? Mettiamo, dico una cazzata, che fosse la squadra con il ranking più alto. A questo punto che cosa succede? Importantissimo, succede che non prendono la Bosnia, perché la Bosnia ha vinto il girone. Le squadre che hanno vinto il proprio girone, che non sono qualificate, fanno semifinale e finale per i cazzi loro, non vengono promosse, perché altrimenti sarebbe, se la Bosnia giocasse la Serie A, sarebbe un contro per la Bosnia, perché giocando la Serie B affronta magari la Svezia, magari affronta la Danimarca, squadre un po' più scarse di quelle che affronterebbe in Serie A. Quindi viene presa la prima squadra che non ha vinto un raggruppamento. L'unico neo, attenzione, è che non viene presa una squadra che sta più in alto di quella che ha vinto. Cosa voglio dire con questo? Che se vince la Danimarca, ma è già qualificata, si guarda sotto la Danimarca, non sopra. Se la Francia non si qualifica, ok? Per dire una cazzata, si qualifica mediante appunto quel coso di scalata. Però in Serie B non viene mai inserita la Francia, perché nel ranking sta sopra la Danimarca. Viene inserita una squadra inferiore alla Danimarca, quindi si guarda sotto, si vede le squadre che non partecipano e viene inserita questa squadra. Andando a guardare in Serie A, in questo momento, sia girone A, sia girone C, sia girone D, si sono qualificate tutte. Sono qualificate Olanda, Francia, Germania, Portogallo, Italia, Polonia, Inghilterra, Spagna e Croazia. Detto questo, ci rimane da guardare il girone B. Nel girone B la Svizzera si è qualificata? Sì. Il Belgio secondo? Sì. L'Islanda? No. Ecco, l'Islanda di tutte le squadre della Serie A è l'unica squadra che andrà a fare i playoff. Li farà da sola? No. Con le squadre che verranno prese nel ranking, che però non hanno vinto, quindi l'Islanda sarà la più favorita, il proprio girone più in basso. La cosa positiva sotto molti punti di vista è il fatto che finalmente anche le piccole avranno una possibilità di accedere appunto all'europeo. Perché dico questo? Perché per forza di cose una tra Macedonia, Kosovo, Bielorussia e Georgia saranno al prossimo europeo. E questa è una cosa molto molto importante. Io ragazzi ce l'ho messa tutta, ho fatto un culo così e spero di essermi spiegato nel modo migliore possibile. Fatemi sapere se avete capito, perché qua finalmente, cioè, non aveva capito nessuno. Voglio che quando vostro zio vi dirà ho capito un cazzo, vi facciate vedere questo video e che sia chiaro. Fatemi sapere se è stato chiaro, perché veramente ho sprecato tutte le forze che avevo e non ne ho più. Vi ringrazio per aver visto questo video, ragazzi. Supportatemi, tanti tanti mi piace se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Buon ciao all'Alene come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.